Io sono Claudio Giubilo, consigliere della municipalità di Favaro. Io sono Antonio Candiello. Io sono Vera Campale, faccio parte del gruppo di lavoro Ambiente, Energia e Rifiuti del Meetup Grilli Venezia. Io sono Cecchinato Giancarlo, faccio sempre parte del gruppo Ambiente. Sono Malago Tiziano, attivista Movimento 5 Stelle. Siamo qui per mostrarvi questo dossier sulle bonifiche di Porto Marghera. L'obiettivo è quello di riportare elementi che emergono dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, incrociati però con rilievi che abbiamo fatto personalmente sia via terra che via acqua per quanto riguarda le conterminazioni di tutta la penisola della chimica. Però l'obiettivo è anche quello di essere chiari, di spiegare, far capire, perché sono concetti che possono sembrare molto tecnici, invece secondo noi è un tema che i cittadini devono poter comprendere fino in fondo. Per far questo ci siamo aiutati con delle domande guida. Che cos'è un sito di interesse nazionale, qual è Porto Marghera? Che cos'è una bonifica? Che cos'è una messa in sicurezza? Quanti soldi abbiamo speso fino ad oggi? Che cos'è un accordo di programma? Abbiamo cercato di spiegare qual è la situazione attuale di Porto Marghera, quali sono gli inquinanti che si possono trovare sia nel suolo che nelle acque sotterranee, quindi la falda acquifera, che anche ovviamente nelle acque di laguna. Sempre all'interno di questa sezione abbiamo visto quali sono le cause di questi inquinanti rispetto alla popolazione che vive nell'intorno di Porto Marghera. Abbiamo anche evidenziato tutte le anomalie che si evincono sia dalla relazione della Commissione parlamentare che dal nostro sopralluogo, quali appunto le problematiche sui collaudi, come mai dopo 18 anni ci troviamo ancora nella situazione in cui Porto Marghera non è stata messa in sicurezza. E infine abbiamo anche cercato di evidenziare quanti soldi sono stati spesi per delle opere, alcune addirittura incomplete, mai realizzate. Il sito di San Giuliano è stato frutto di una transazione da parte delle aziende per la messa in sicurezza del sito SIN. Attualmente tutti i veleni che sono stati messi in sicurezza però permangono e non sono stati frutto di bonifica. Porto Marghera siamo ancora nella fase di conterminazione e di chiusura degli inquinanti che vengono sversati in laguna. Pensavamo di effettivamente trovare una situazione meno drammatica. Rileviamo soprattutto delle situazioni in cui le erosioni sono evidenti, soprattutto su dei canali che effettivamente sono anche già stati collaudati. E quindi si ripresenta tutta la questione appunto di collaudi, cosa sono i collaudi, cosa servono i collaudi e come effettivamente sono stati fatti i collaudi. Cioè il dubbio fondamentale è che tutta l'opera effettivamente abbia nel tempo dei problemi e quindi di conseguenza dei riversamenti di materiali inquinanti ancora in laguna. Abbiamo rilevato dalla nostra ispezione che ci sono diversi punti in cui i lavori non sono stati conclusi. Ci sono dei tratti di costa molto lunghi, come nella macroisola, la prima zona industriale. Nella zona portuale ci sono diversi punti lunghi da 30 metri a più in cui sono sottoservizi, per cui non sono stati fatti completamente i lavori fra un lotto e un altro. Abbiamo trovato un problema abbastanza grosso nel canale Lusore Brentelle, in cui la palancolatura era infissa solo la parte metallica e anche con parecchi spezzoni dovuti a sottoservizi o a passarelle o quant'altro, e altri problemi grossi nella zona dell'Alcoa, dove non abbiamo visto assolutamente nessun tipo di marginamento, anzi abbiamo visto la presenza di palancole stracorrose che dimostrano come l'azione combinata dell'acqua di mare e degli agenti chimici possa distruggere nel tempo il sistema di protezione di queste coste.